Ciao a tutti, io sono Luca di Gigi Caravans, benvenuti in questo nuovo video. Oggi insieme a me un vero e proprio gioiello, un van 5,40 m, Benivan 100 Up, linea che continua anche appunto sui van oltre che sui semi integrali, e vedremo insieme un camper davvero completo di accessori, un prezzo incredibile. Dai, scopriamolo insieme e se vi piacerà un bel like, mi raccomando iscrivetevi al canale, partiamo e scopriamo insieme questo 5,40 davvero fantastico. Come vi ho introdotto nella intro, Benimar continua con la propria linea Up anche sui van. In questo caso vi sto presentando il Benivan 100 Up, il più piccolo della categoria, 5,40 m, però davvero ben fornito. Intanto perché abbiamo un van pronto a partire grazie ai suoi accessori già compresi nel kit di partenza. Un tendalino sicuramente necessario, un bel tool black veramente fantastico. Abbiamo già incluso nel prezzo il pannello solare, oltre che avere il portabici, oscuranti in cabina plissettati già presenti sul nuovo Ducato 2022 e riscaldamento Truma diesel. Quindi davvero un pacchetto fatto e finito per poter partire e utilizzare il van già dall'inizio. Pur se siete principianti, questo anzi è un veicolo che consiglio a tutti quelli che sono neofiti e che vogliono avvicinarsi a questo mondo, anche perché avere un camper così contenuto che vi permette di andare ovunque voi desiderate con gli accessori giusti è sicuramente qualcosa di veramente eccezionale. Dai, adesso andiamo a scoprirlo all'interno. Vi voglio far vedere quello che è stato reintrodotto a livello di piantina, mentre che l'anno scorso appunto non c'era, ad esempio la cappelliera, poi vediamo bene nel dettaglio. Abbiamo già di serie, incluso nel prezzo, il gradino elettrico e la zanzariera sul portellone. Quindi diciamo, come vi anticipavo prima, una dotazione davvero molto completa. Mi sono spostato all'interno di questo bellissimo van, sono in dinette, partiamo proprio da qui perché voglio farvi vedere l'abitabilità appunto di questa zona del veicolo. Sì, è una zona molto grande per essere un 5,40 m a discapito del bagno. Diciamo che è stata fatta una scelta affinché questo veicolo poi possa essere utilizzato davvero in tutte le stagioni dell'anno, perché quattro persone comode ci stanno sedute tranquillamente, grazie anche alla possibilità di allungare il tavolo con la prolunga, quindi decisamente conviviale. Mi è piaciuta molto anche la reintroduzione di alcuni spazi per stivare appunto il nostro necessario, come ad esempio la cappelliera. Sì, perché nella versione dell'anno precedente la cappelliera non era prevista. Su un 5,40 devo dire che la trovo davvero molto utile, affinché appunto possiamo ricavare un piccolo spazio in più, perché lo spazio, come si sa, non basta mai. Altro punto fondamentale di questo veicolo, sicuramente il blocco cucina, un blocco sviluppato orizzontalmente. Devo dire, le dimensioni sono ottime. Abbiamo un bellissimo lavello molto profondo per poter lavare i piatti senza alcun fastidio. I cuochi sono due, con accensione piezoelettrico, anche qui piccola chicca piezoelettrico, sicuramente molto comodo, ma diciamo lo sviluppo è stato ben studiato e progettato grazie anche al frigorifero posto in testa. In questo caso abbiamo un Dometica compressore da 90 litri. Completa tutto una cassettiera divisa in tre parti, dove troviamo nel primo reparto la zona per portaposate e piccoli appunto strumenti da lavoro e da cucina. Altri due cassetti dove possiamo stivare il nostro pentolame oppure quello che più ci è comodo. Quindi davvero un blocco cucina studiato nei minimi dettagli. Passiamo alla parte posteriore del veicolo. Troviamo un letto posto trasversalmente, una lunghezza di 185, quasi 190, per una larghezza di 135, quindi un buon letto per ospitare due persone adulte. La particolarità è che lo spazio di stivaggio non manca. Sì, perché da una parte abbiamo il classico pensile diciamo sul lato del passeggero, dall'altra parte il pensile è maggiorato,
e con l'utilizzo di una botola ricavata sul fondo del pensile possiamo trasformare lo stesso in un armadio, quindi anche i capelunghi possono essere appesi senza troppe difficoltà. Quindi una buona soluzione, un buon progetto per ricavare al massimo gli spazi. Ovviamente tutta la parte sottostante diventa il nostro gabone, quindi possiamo sia rimuovere il materasso e le reti per avere un maggior carico, oppure semplicemente poggiando il nostro carico al di sotto abbiamo comunque uno spazio molto notevole. Possiamo ricavare anche degli stivaggi sulla parte delle bombole, perché come potete vedere ci stanno comunque due bombole da 10 kg, ma con l'utilizzo della truma diesel la bombola, diciamo, è un elemento che possiamo non dico trascurare, però sicuramente portare una bombola più piccola ci aiuta ad avere un maggior carico. Nell'altro lato invece troviamo lo spazio per la manutenzione e l'alloggio della truma diesel stessa, e fino all'anno scorso lo spazio sottostante era dedicato alla batteria dei servizi che ora troviamo nella dinetta anteriore, quindi un altro piccolo spazio per conservare quello che potrebbe essere ad esempio il kit da campeggio. Ottime soluzioni, miglioramenti che fanno sì che questo van sia davvero molto richiesto e molto ricercato. Vi porto ora all'interno del bagno, dove vi faccio vedere appunto quello che vi anticipavo poco fa. In sostanza il bagno sì, è stato un po' ridotto, però diciamo per aumentare quella che è la vivibilità della dinette. Introdotte alcune piccole, diciamo, furbizie tecniche, come il lavello integrato nel mobile fa sì che si possa recuperare dello spazio notevole, e al di sopra c'è comunque integrato un pensile dove poter stivare tutto quello che è il nostro necessario da bagno. Vi lascio le conclusioni finali, quello che è il mio pensiero su questo veicolo. Beh, sicuramente centrato, qualità, prezzo, parliamo intanto di un veicolo montato su Ducato già 2022, quindi nuovissimo Ducato, 2.2, 140 cavalli, abbiamo già l'ausilio del traction control piuttosto che il descent, doppio airbag, cruise control, quindi una macchina davvero molto completa. Dal punto di vista economico, anche lì, super, perché 46.300 euro, ricordo, 35 quintali, zanzariera portellone, gradino elettrico, tendalino, porta bici, oscurante in cabina e truma diesel fanno sì che sia il 540 perfetto. Beh, se vi è piaciuto il video io vi invito a cliccare su un bel like, di iscrivervi al canale e come sempre in descrizione tutti i miei contatti se volete poi approfondire un po' il discorso. Disponibilità, come sapete, sono veramente centellinate, però dai, qualcosina abbiamo ancora, vi aspetto, un abbraccio a tutti, grazie, ciao ciao!